Salve a tutti e benvenuti a un nuovo esercizio del quaderno di tattica. Ancora una volta. Vediamo questa posizione in cui il bianco ha eh, effettivamente un po' più materiale perché ha questo cavallo in più. Però la mossa tocca al nero e non si lascia sfuggire l'occasione. Senza pensarci, due volte in decido di passare in vantaggio catturando il cavallo con il pedone. In questo caso, effettivamente, sembra che il nero passi in netto vantaggio e Ossia, occhio non sembra avere problemi a poter almeno pareggiare se non vincere addirittura la partita. Ok, quindi la mossa tocca al bianco e sta a voi vedere come fare per smantellare la povera posizione del nero. Ok, cominciamo quindi con i soliti indizi e si comincia con un indizio molto importante perché udite, udite, questa addirittura è una posizione di matto, il bianco addirittura matto in quattro mosse già questo è un bel indizio perché come farà a dare matto dovrà prendere una donna, beh ci vogliono tre mosse almeno solo per andare in promozione e non è assolutamente facile comunque andare in promozione con solo due pedoni contro il quattro del nero, magari il bianco riesce a trovare altri metodi e infatti ecco i temi, gli elementi tattici che mh, servono in questa posizione abbiamo lo zuzwang ossia il nero verrà lasciato in una posizione in cui è obbligato a fare una certa mossa o qualsiasi mossa comunque che faccia porta, porta molto male al nero e un'altra cosa che un pochino in qualche modo c'entra con lo zuzwang è il fatto che il re nero sia bloccato se vedete incredibilmente questi due pedoni bloccano il re nero che è bloccato anche dal nostro re il nero non si può muovere, questi due pedoni non si possono muovere, quindi apparentemente il nero è in una situazione in cui ha poche mosse, ecco perché è facile eventualmente fare uno zuzuwang, cioè costringerlo a fare delle mosse che lo portino in una posizione persa. Ok, quindi mossa al bianco, cominciamo a vedere quindi eh, le varianti sbagliate, allora innanzitutto quello che viene in mente di fare è prendere, prendere un pedone, si può scegliere quale di questi due, cominciamo ad esempio con B per A. Però il re nero gioca eh, Re per A e a questo punto siamo in una posizione abbastanza critica perché anche se il nero sacrificasse tutti e tre i pedoni il bianco rimanendo solo con un pedone laterale sappiamo che non può vincere, basta che il re nero si mantenga nella casa d'angolo, non ci sono speranze, la partita finisce patta. Quindi questa situazione la possiamo scartare immediatamente. Non ci sono continuazioni per il bianco che ha solo il re rimasto all'attacco. Se viene preso quest'altro pedone, quello in C6 è stallo. Il nero non ha mosse, vedete? Non può muovere il re, non può muovere nessun pedone. Tutto bloccato e non è il re sotto scacco, quindi la partita finisce pari per stallo. Infine quindi che altro rimane al bianco un'altra cosa per catturare potrebbe essere catturare col re però qui il bianco va a finire in un guaio perché il nero può riprendere A per B ora a prescindere dal fatto che siamo in una solita posizione in cui il nero può sacrificare tutti i pedoni e poi difendersi con lei nell'angolo ma qui il nero riesce addirittura a vincere perché può sfruttare questa maggioranza contro il pedone infatti qui il bianco non può prendere in C7 perché altrimenti il nero si fa un pedone passato e vince? Il re bianco, fuori da giochi, non può difendere se si ritira. Il nero continua a difendere e qui girando e guadagnando spazio, poi il re non riesce a penetrare e a vincere facilmente, grazie a tutti questi pedoni di vantaggio. Ok, quindi praticamente abbiamo visto tut quasi tutte le mosse possibili del bianco, almeno quelle sensate, eh, potrebbe chiaramente il bianco spostare il re in qualche posizione, ma in ogni caso il nero può prendere questo pedone e poi come minimo c'è la patta. Quindi l'unica mossa da valutare a questo punto, che è anche la mossa giusta, è quella di spingere il pedone in B6. Sembra una, un vero e proprio suicidio, perché qui il nero può semplicemente catturare col pedone e può fare altrimenti? No, nero non ha altre mosse da fare, quindi deve per forza prendere questo pedone. Ok, già si comincia con lo Zuzwang. Forzeremo il re a fare tutte le mosse che eh, lo costringono a perdere. Allora, scacco, qui che fa, almeno catturiamo questo pedone. L'idea è quella di mantenere sempre il re bloccato, questi due pedoni pure, di modo che nero abbia una mossa sola e qui l'unica è continuare a spingere questo pedone. notare che il pedone del bianco blocca l'uscita del re in nero ok, e ora cosa? ora basta rimettere il re in posizione proprio per difendere meglio la casa B4 perché ancora una volta il nero è costretto a spingere e grazie alla difesa del re bianco ora il bianco può prendere il B4 ed è scaccomato vedete? il re è bloccato e prende scacco dall'unico pedone rimasto dal bianco, e prende quindi anche matto. Non ci sono vie di fuga. Ok, quindi molto interessante, specie per quanto riguarda lo Zuzvan, questo problema finale. Eh, spero vi sia piaciuto. Quindi, per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo. A presto e ciao ciao.